Ben ritrovati a tutti sulla voce di Nomara. Sono i giorni dell'immediato fine scuola, dell'inizio degli esami, dell'inizio di tutta una serie di attività che in città vedono coinvolti i più giovani, i ragazzi delle scuole, i ragazzi delle scuole medie superiori, i bambini delle scuole elementari. E questo grande fervore di iniziative, quelle legate ancora più strettamente al mondo scolastico, pensiamo a tutto il lavoro che c'è in questi giorni intorno agli esami, cioè a questo passaggio, diciamo, importante di fine ciclo dei nostri ragazzi che concludono appunto i cicli scolastici delle medie e delle superiori, ma penso anche a tutte le attività estive che vengono organizzate dalle parrocchie e non solo, insomma, dall'associazionismo, dal mondo sportivo, eccetera. L'immagine che esce da questo grande fervore di attività, che in questi giorni è molto evidente un po' per tutti, è quella di una città in cui la presenza dei ragazzi, la presenza della fascia giovanile è una presenza consistente, numericamente importante. Ma la domanda che ci viene da fare, da farci, davanti a questa immagine così nitida e così ben stagliata, è se Novara sia o no una città per i giovani, una città per i ragazzi. Dalle tante cose che vengono fatte, che vengono realizzate in questi giorni, verrebbe da dire di sì. Pensiamo, tanto per stare soltanto su uno di quegli elementi così talmente evidenti da non poter essere che notati un po' da tutti, a tutta l'attività dei GREST, dei campi estivi che sono promossi dalle parrocchie. Sono tutte le parrocchie sostanzialmente della città impegnate anche in modo associato, con il coinvolgimento di ragazzi che svolgono l'alternanza scuola-lavoro presso queste strutture. Insomma, sembrerebbe che una risposta ci sia. Il dubbio che resta è se e quanto tutto questo è anche condiviso e anche coprogettato dai ragazzi. Certo, non si può parlare dei ragazzi più piccoli, dei ragazzini delle medie, ma quanto c'è di coinvolgimento dei giovani nella costruzione delle cose che servono ai giovani? Certamente esperienze positive in questo senso ci sono. Piace sottolineare che proprio in questi giorni in cui tutto questo movimento appunto è così evidente, arrivi forse a compimento, o quantomeno a un avvio di compimento, uno dei pochi, forse l'unico progetto che in questi anni, negli anni passati, in città ha avuto proprio questo stigma, cioè quello di essere un'idea di realizzazione di una struttura, di un'offerta concreta di un luogo di aggregazione giovanile pensato interamente dai giovani. Sto parlando del progetto che un tempo si chiamava Net4Knit, che era stato lanciato dall'amministrazione comunale e che proprio ieri è stato annunciato, ha trovato le risorse per arrivare a compimento grazie a uno stanziamento della Fondazione Cariplo e alla volontà dell'amministrazione comunale di proseguire su questa linea che era stata tracciata dalla precedente amministrazione. Grazie a questi fondi la caserma Passalacqua, una parte dell'ex caserma Passalacqua, sarà destinata proprio alla realizzazione di questo hub per le attività dei giovani. Ecco, questo è un esempio molto importante perché è proprio quello di cui stavamo parlando prima, cioè uno spazio per i giovani pensato dai giovani. Ed è credo su questa strada che le politiche, le iniziative che guardano la fascia giovanile devono muoversi. Perché altrimenti perché il rischio non sia quello di iniziative per i giovani pensate dai vecchi, che sarebbe una contraddizione in termini, se non potrebbe funzionare. Diamo spazio alla creatività dei giovani perché pensino da soli, con le loro mani, il loro futuro. Ci rivediamo domani alla stessa ora sulla voce di Novara.